Grande fratello VIP, Antonella delusa dal pubblico, ma chi è scurrile, io sono troppo vera. Gli spettatori del Grande Fratello VIP si sono pronunciati, attualmente è Oriana la concorrente preferita. E questo non è andato giù ad un bel po' di protagonisti di questa edizione del reality show. Antonella, per esempio, a fine diretta si è detta delusa dal verdetto dell'ultimo televoto perché secondo lei sarebbe stata premiata una persona scurrile e trash. Edoardo ha provato a far ragionare la fidanzata sul fatto che Marzoli sarebbe apprezzata anche per altro. Ma Antonella Fiordelisi non ha cambiato idea e ha criticato sia la coinquilina che il pubblico che la sostiene. Chi ha seguito la puntata del Grande Fratello VIP del 16 febbraio 2023 ha notato subito l'espressione contrariata di Antonella quando Signorini ha svelato il risultato del televoto per il preferito della settimana, scoprendo che la gente ha reso immune Oriana e non una tra lei e Nikita. Fiordelisi ha mostrato disappunto e delusione. Al termine della diretta, infatti, l'influencer si è sfogata con i suoi amici e ha ammesso di non comprendere più le scelte che gli spettatori stanno facendo da qualche settimana a questa parte. Ovvero da quando lei e Pelizzone hanno perso lo scettro di concorrenti più apprezzate. Il pubblico non ci è capite, io e Nikita siamo troppo vere. Qui va avanti chi è scurrile, chi fa trasciate e chi dice sempre parolacce, ha tuonato la napoletana tra le mura di Cinecittà. Il mancano ingresso dell'ex Gianluca Benincasa potrebbe aver raffreddato il pubblico del Grande Fratello VIP nei confronti di Antonella, se fino a poche settimane fa ha vinto televoti su televoti. Ultimamente la giovane si piazza sempre dietro a concorrenti che si sono esposte di più nei loro sentimenti. Quello che l'influencer non sa, è che se il suo ultimo amore non è entrato nella casa è perché papà Stefano l'ha impedito ricorrendo a vie legali, anche se il signor Fiordelisi sostiene che l'imprenditore si sarebbe comportato da stalker con sua figlia. Quest'ultima continua a parlare bene di lui smentendolo indirettamente. Essendo all'oscuro di questa mossa di suo padre, la vippona si lamenta del cambio di rotta che hanno avuto gli spettatori. Gli stessi che dopo aver sostenuto lei e Nikita per mesi ora sembrano preferire di gran lunga Oriana. Non ci hanno capite, qui dentro stiamo subendo troppe cose. Non capisco perché hanno fatto lei come preferita. Ci siamo rimaste male, ha aggiunto Antonella la notte scorsa tra le mura di Cinecittà. Anche Nikita ha concordato con la compagna d'avventura, tant'è che ha anche pianto realizzando di non essere più in cima alla lista dei concorrenti preferiti dalla gente. Dando un'occhiata alle percentuali del televoto del 16 febbraio, si scopre che Oriana ha stravinto con un ampio margine, il 40% del pubblico ha votato per la venezuelana. Mentre Antonella e Nikita si sono dovute accontentare rispettivamente del 29% e del 22%. Sembrano lontanissimi i tempi in cui Fiordelisi e Pelizzone monopolizzavano i verdetti ottenendo un'immunità dopo l'altra, la vivace Marzoli ha conquistato gli spettatori settimana dopo settimana sia con la sua schiettezza che con la dolce storia d'amore con Daniele. L'influencer ha perso consensi anche a causa delle intromissioni del padre nel suo percorso, mentre lei sostiene che l'ex Gianluca è l'unico col quale ha avuto un rapporto sano. Il signor Fiordelisi fa di tutto per impedire che lui entri nella casa e si insinui nella litigiosa relazione dei Donnalisi. Să fac totul ca la carte să rup rândurile. Că poate azi nu, dar mâine sigur nu-i la fel. Trage de mine caracterul meu de fier. Că baie ploaie vând niciun curcubeu. Dar ci că toate astea-s doar în capul meu. Și zice du-te, nu mai sta. Tu chiar nu vezi cât ai întârziat deja. Aruncă-ți toate visele într-o geantă și pleacă. Grăbește-te că trenul ăsta nu așteaptă. Dar eu știu deja că vreau cu totul altceva. Închide ochii-ți poți imagina. Că lumea e a ta și în plus poți să sari sus. Sus, sus.